ti tengono in ostaggio Victor, la realtà è questo. Il counter è tenere in ostaggio Victor. Oppure, se sai di essere lontano da Charlotte, entri in un locker. Se sei abbastanza lontano da Charlotte, basta che entri in un locker e non ti possono più fare niente. E salve Bill. Tipo ora non mi conviene neanche andare per Bill che ho appena hittato col potere. Anzi, già che sono qua, mi setappo qui. Apro qua. Ora che però mi ha rivelato dove sono. Sì. Oppure ne ho per questa. Tanto che lei se lo tiene, lui se te lo tiene impegnato, vedi, ancora a metà. No, un quarto è rimasto. Per fortuna ho rotto già qua. Gli facciamo usare un altro pallet qui, magari. Sbagliatissimo questo che ha fatto. Poi ci arriva. Ho Bloodlust, voglio provarci. Con Bloodlust dovrei arrivarci. Bloodlust 2. Adesso richiamo Victor. Swingo. Così il tempo che mi ripiglio da Victor. Cioè mi ripiglio dallo swing. C'ho di nuovo Victor e vado per lei. Dai Victor, segui. Segui quel giorno del mese. Non ha tirato giù God. Si è usato bene troppo P. Come tutte le finestre. La maggior parte delle finestre in questo gioco sono broken. Cioè, pensa già solo Shaq è broken. Shaq puoi tenere una persona per tranquillamente un minuto solo con la finestra. Tranquillamente un minuto. La maggior parte dei kill. Gli M1. Gli M2 no. Non tutti. Hanno urlato. Buono. Erano tre urli, credo di aver sentito. Quindi devono essere in un... Forse è quello lì, al cow. Sì, erano qui al cow. Ignoro lui. Perché immagino che ci sia qualcun altro qua, infatti. Ero almeno sicuro di un altro. Perché come prima, teniamo quello impegnato. Questo viene a fare il save. Se lo fai da questo lato sei un pazzo, ok. Sfortunatamente non è un trade, però. Cherry off the record. Mi stavo ribloccando, infatti. Ok. Ciao, off the record, Cheryl, probabilmente. Tipo adesso, non mi serve richiamare Victor, invece. Preferisco tenerlo subito. Ma se lasci Charlotte sotto un cinno, non puoi troppo. No, non si attiva l'anticamping. L'anticamping si attiva in base a chi sta... chi è attivo in quel momento vicino all'uncino. Se usi Victor vicino all'uncino si attiva l'anticamping però. L'importante è che non sia attivo, cioè capito? Vedi, lui si gioca col mio Victor addosso. In questo momento ne ho uno appeso, uno lì e quindi qualcuno dovrà venire a fare il save. In questo caso si doveva liberare di Victor, è stupidissimo tenerselo per tutto questo tempo. Anche perché qualcuno deve venire a fare il save. Ora lo richiamiamo. Anche lui è off the record. Ed è per questo che adesso lo atterro. Ok, non mi è servito sfortunatamente, ma... Bill starà facendo un altro gen, suppongo. Oh, eccolo qua, Bill. Nurse build più toxic possibile. Oddio, non so qual è la build più toxic possibile per la Nurse Mune. Anche perché mi sto trovando dei draghi contro. Di solito con la Nurse. Ma mi hai ammazzato davvero, Victor? Sei una persona orribile. Cioè, piuttosto di alzare Bill, mi ha tirato... Mi ha ammazzato un calcio con un calcio Bill, Victor. Che brutta persona. Bill si è alzato da solo? Secondo voi? No. Mi spiace, ma ti devo tanelare.
Non hai off the record e sei veramente una dead zone. Non hai neanche balance landing. Probabilmente non hai neanche decisive strike. È tipo... No, è uguale, la velocità è uguale, Crypto. No, lui non si merita il Tana, non ha fatto niente di male. In realtà, però... Mi ha costo in faccia, nel senso, non è che... Mi sa che questo game è già abbastanza vinto. Non ho ben capito come funziona il nuovo anti-camping. Praticamente non puoi stare appiccicato al sopravvissuto, perché se gli sei appiccicato gli si carica una barra al sopravvissuto che gli permette di salvarsi da sola. A questo punto vado per quella che ho ferito con coso. Posso tenerla lì, tanto c'ha il Victor addosso. Uno è lì e uno è qua, però. Eccola. Vai dentro? Non entri? Vai a fare il save? L'ho aiutato max range e per questo mi permetterà di atterrarlo. Comunque il body block è una delle cose più odiose che ci sia, no? Sì, però ci stanno. Cioè, comunque è una cosa che gli dà assurdo da poter fare. Non è così disonesta, secondo me. Guardando ricominciato sto giando. Sì. Sangue. Ed è per questo che bisogna sempre curarsi comunque contro i gemelli. I gemelli sono molto bravi a traccare le persone ferite e a slaggare le persone ferite. Proprio perché comunque ci posso lasciare lì Victor. Vabbè, facciamo anche hitto. Lo hit. Sì, lo devo hittare. Magari sono fortunato e va per la finestra o per un pallet già droppato. Ed ecco perché non si fanno queste cose. Ciao Ugo, tutto a posto, grazie. Tu come stai? No, ecco. Merda. Vai, curalo. No, cura nessuno. Ha sbagliato. Ora non può più restarli. Madonna, che casino. Ma non mi faceva swingare perché c'era il Mori disponibile, raga. Quasi non mi fa swingare perché c'era il Mori disponibile. Vai, Victor, mangia. Stanno curando davanti a me? Ma che cazzo stanno facendo? Tu è nato per questo. Ignorato. Tanto ci hanno tutti nato per questo in pratica. Quindi... Un morso delicato. È un bacino? Però adesso non c'è Victor, quindi cambia il Mori. Abbiamo fatto entrambi i Mori, avete visto? Bill se n'è andato a rattare sicuro, comunque. Lei non era memorizzabile, sfortunatamente. Quanto è appiccicato? Circa 16 metri. Cioè, così più o meno. Più o meno così non lo sta più prendendo. Io cercherei con Victor, sì, la so, cerchiamo. Eccolo lì. Salve, Bill. Gabri! Dove è finito? Aiuto, no! Ok, me lo sono perso un attimo per guardare... No! Mi sono un attimo perso dove stava perché stavo guardando la sub. Gioco di merda. Tipo qua potrei entrare in un locker. Probabilmente non ci sarei arrivato. No, sì, sono abbastanza vicino. Grazie Gabri comunque del terzo mese. Gentilissimo caro.
Sì, grazie al follow, benvenuto fra serpentelli. Spero che ti troverai bene qui con noi. Ah, lui è first hook, tra l'altro, poverino. Mai uccato. Non ho fatto niente, però, perché aveva Victor tutto il tempo addosso. Ho 7. Come stai, Gabri? Signor Bill, mi dia un bacino! Oh sì, si è buggato di nuovo, let's go! Ho 7 Victor! Si è sacrificato perché voleva dare un bacino insieme all'entità. Ciao Regina, buonasera cara, come stai? Nato per questo, nato per questo, nato per questo, nato per questo. GG, good luck next. Che è strano che hanno tutti nato per questo. We'll be right back.